Amici di Total Photoshop, benvenuti, io sono Andrea e quest'oggi introdurremo un nuovo programma. L'argomento in questione è l'editing video ed il programma è iMovie. Qualcuno di voi si chiederà il perché iniziare a parlare di iMovie quando su Total Photoshop da tempo abbiamo dei tutorial riguardanti Premiere, un programma sicuramente più completo e diciamo professionale. Probabilmente il motivo è proprio quello, nel senso non tutti noi abbiamo bisogno di utilizzare un programma professionale come Premiere. Il video nella rete ha preso molto piede negli ultimi anni, chiunque di noi fa riprese quasi tutti i giorni con il proprio smartphone o con una fotocamera, la propria videocamera ormai anche in HD e magari vogliamo fare degli editing piuttosto semplici per condividere poi i nostri filmati con gli amici o con i parenti utilizzando YouTube, Vimeo o servizi di questo tipo. Ecco, in questi casi forse avere a che fare con un'interfaccia più semplice e più immediata è forse anche meglio che avere a disposizione un software più complicato, sicuramente con più risorse, ma non necessario alle nostre esigenze. iMovie è contenuto nel pacchetto iLife ed è un programma destinato ai soli utilizzatori Mac. Ci scusiamo sin d'ora con gli utilizzatori di PC e vedremo in futuro di farci perdonare magari inserendo un programma dedicato a loro. Quello che vediamo di fronte è l'interfaccia appunto di iMovie. Abbiamo accennato prima a un programma semplice ed intuitivo e queste sono spesso le caratteristiche che ritroviamo nelle applicazioni create da Apple. Come possiamo vedere, la schermata iniziale è suddivisa in quattro pannelli, di cui il primo in alto a sinistra è dedicato al progetto a cui stiamo lavorando. Noi però facciamo un passo indietro cliccando su questo pulsante, eliminiamo il progetto e lo ricreiamo dall'inizio perché, come vedete, iMovie ci mette a disposizione diverse opzioni in fase di creazione di un nuovo progetto, tra cui la scelta di un tema, quindi di un aspetto grafico preimpostato, che può essere in stile album fotografico, e qui a destra ne vediamo un'anteprima, bacheca elettronica, fumetto, e gli altri che vedete, tra cui gli ultimi nati, notizie, e quindi un vero e proprio notiziario, o evento sportivo con la scelta del tema sport. Ci sono anche i trailer, ma approfondiremo questa personalizzazione eventualmente in un tutorial futuro. Al momento invece riportiamo la nostra scelta su nessun tema, modifichiamo il nome del progetto, in questo caso banalmente con progetto 1. Scegliamo il formato e il panoramico 16 noni per noi va benissimo, così come il 25 frame al secondo per quanto riguarda la frequenza. Fleggando questa casella verrà aggiunta una dissolvenza incrociata o un qualunque altro effetto di transizione tra una clip e l'altra. Noi evitiamo di farlo anche perché approfondiremo questo argomento a momento opportuno. Quindi siamo pronti a creare il nostro progetto e come vedete ci ritroviamo alla situazione di partenza. La schermata di destra serve a visualizzare un'anteprima del lavoro che stiamo facendo, mentre invece qui in basso a sinistra vengono elencate le importazioni che abbiamo fatto dal nostro smartphone piuttosto che fotocamera videocamera. L'importazione da dispositivi esterni con iMovie è un'operazione molto semplice. In effetti, dopo aver collegato il dispositivo esterno stesso, è sufficiente cliccare su questo pulsante e ci si aprirà una finestra in cui vengono elencate le clip presenti nel dispositivo. Possiamo importarle tutte se lasciamo selezionato automatica come tipologia di importazione o andare su manuale e scegliere unicamente le clip che ci interessa importare. Cliccando quindi su importa selezionati andremo a dare un nome all'evento che stiamo importando. Possiamo farlo in questo momento o anche successivamente, quindi noi la chiamiamo semplicemente importazione
Se abbiamo delle riprese che si svolgono in giorni differenti, come vedete verranno già divisi per giorni, dopodiché possiamo scegliere di effettuare un'importazione con una stabilizzazione automatica, quindi vengono eliminati i movimenti eccessivi della videocamera, quindi della ripresa stessa. L'identificazione delle persone, questa è una nuova funzione aggiunta, appena aggiunta in iMovie versione 2011, o entrambi. Queste opzioni ovviamente rallentano un pochino il processo di importazione. Noi al momento scegliamo di fare un'importazione normale, quindi non flaghiamo questa casella e importiamo il video a dimensioni originali. Possiamo quindi cliccare su importa e parte, come vedete, il processo di importazione, che richiederà tempo in base alla lunghezza delle clip ovviamente. Al termine dell'importazione vedrete, troviamo questo messaggio, quindi importati 14 secondi per due clip. Confermiamo e terminiamo l'importazione. Come vedete nel pannello qui in basso a sinistra abbiamo l'importazione, quindi in automatico, posizionata all'interno di 2012 con il nome che gli abbiamo dato, e come vi avevo anticipato da qui è modificabile semplicemente cliccando con un doppio clic sulla scritta stessa. E nel pannello qui in basso a destra, l'ultimo che ci mancava da analizzare, troviamo le clip stesse importate, quindi la prima e la seconda clip importata, e come vedete nel pannello d'anteprima andiamo a visualizzarne il contenuto. Con iMovie ovviamente è anche possibile importare dei filmati che abbiamo all'interno della macchina che stiamo utilizzando, del nostro computer. In questo caso, anziché utilizzare questo pulsante, andiamo nel menu archivio, importa filmati, e non dovremo fare altro che navigare all'interno del nostro computer fino alla directory in cui sono contenuti i file che ci interessano. Li selezioniamo e non dobbiamo fare altro che cliccare su importa. Terminato il processo di importazione, come vedete le clip appena importate sono state aggiunte all'importazione che abbiamo precedentemente creato. E quindi nel pannello in basso a destra vediamo elencate e le prime e le ultime importate. Direi che per questo primo appuntamento con iMovie possiamo concludere. La prossima volta vedremo che all'interno di iMovie è possibile importare anche file audio, e quindi per una colonna sonora, ma anche se delle immagini statiche da alternare nella composizione del nostro video. Quindi per oggi è tutto, e Andrea vi dà appuntamento alla settimana prossima con iMovie.